Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 38esimo episodio con la nostra Roma in questo lungo percorso della Master League. Signori, seconda stagione, lo ricordo a tutti, siamo in questo momento secondi in campionato a un punto dall'Inter, a pari punti col Buenos Aires. Non sta andando male, per essere una nuova promossa, considerando che Dortmund è ultimo a 3 punti, diciamo che ci stiamo difendendo abbastanza bene. Veniamo dallo scorso video in cui abbiamo ribaltato un derby. Perdavamo 2-0 al primo tempo, abbiamo vinto 4-2, un risultato spettacolo, una partita molto bella. Se vi siete persi il video, vi ricordo, vi consiglio di andarvelo a vedere. E detto questo, signori, niente di altro. Beh, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per gentili e per il supporto. E vi ricordo di iscrivervi al canale, signori. Detto questo, colpo di scena, signori. Io ci ho riflettuto un attimino, ho valutato, ho letto i vostri commenti. E ho deciso, signori, che questi soldi ce li spendiamo. Questi 31 crediti di mercato ce li spendiamo. Come ce li spendiamo? Allora, le opzioni erano tre. Le opzioni sono un certo Davids, ma non ci arriviamo come soldi. Opzione numero 2, Thuram, che ci arriviamo come soldi. E opzione numero 3, per priorità, io andrei a prendere questo marocchino Arji, che essendo un MA lo vorrei provare a mettere sulla fascia sinistra e quindi mettere Jordi, spostarlo nuovamente indietro e quindi mettere Arji sulla fascia di sinistra a correre, perché comunque velocità 18, accelerazione 17, il ragazzo sa spingere abbastanza bene. Quindi Arji riusciremo pure a prenderlo. Quindi andando però per priorità, signori, io mi vado a prendere Thuram, così diamo un attimino una sensazione di difesa solida, anche se dico, le partite le vince la squadra che segna più gol, però secondo me se mettiamo un attimino uno come Thuram in difesa, che è 1,82, velocità 18, accelerazione 17, difesa 18, elevazione 19, secondo me sui calci piazzati o sui cross riusciamo un attimino a mettere un piccolo punto. Chi andiamo a levare? Chi andiamo a levare? Io andrei a levare uno Stromer. No, Stromer mi sta troppo simpatico. Djuric, Valeri. Vabbè, qui c'è la formazione a 3. Andiamo a levare Vorlanghe. No, Jorni Cafu. Cecil ce lo teniamo. Cecil ce lo teniamo. E allora andiamo a sacrificare. Andiamo a sacrificare un carissimo Dušić, grazie di tutto, grazie per aver partecipato, è stata una bella avventura, ciao. Sì, ciao Dušić, come cazzo la te chiamavi? Allora, signori, numero di maglia, Thuram prende la 17? No, la 17 a Thuram sinceramente anche no. Gli diamo, io non ricordo che numero di maglia avesse Thuram al Parma o alla Juventus, noi gli diamo la 4. Così, no, la 4 è la di Valeri, porca miseria. Allora, la 4 torna a Valeri e Thuram gli diamo... aspettate un attimo. Qui in difesa, qui ci sta Vorlanghe, c'ha la 11, Cecil la 13, Jorni la 3, Cafu la 4, la 2, la 6 Arti. Gli diamo la 6, signori. Gli diamo la 6. Sì. Arti ti pigli la 17 e Turam diventa la Sevilla la 6. Perfetto, va bene così. Mi siete piaciuti, mi siete piaciuti. Signori, acquisto così subito. A colpo improvviso, procediamo con l'incontro. Veloci, rapidi, decisi. Contro chi giochiamo oggi? Non lo so. Avremo ora, perderemo mezz'ora a fare la formazione perché giustamente ci starò mezz'ora per andare a impostare tutti quanti i giocatori. Mi avete suggerito anche tipo di giocare col 4-4-2, signori, ma io non mi fido di giocare col 4-4-2. Quindi andremo a giocare sempre con allora. Utilizziamo la stessa tattica dell'altra volta. Alziamo tutti di 1. Anzi, in questo caso li sto alzando tutti di due. Va bene, però va bene. Dai così, dai così. Miranda, no, Miranda è l'unico che deve stare lì. E loro li mettiamo un pochino sulla linea e un pochino più indietro. Sulla linea e un pochino più indietro. Se qualcuno sa come poter salvare questa situazione non dover ogni volta dover andare a perdere mezz'ora per rifare la formazione, le sarei molto grato che me lo dicesse. Allora, Castello esce per Babangida. Totti prende il posto di Cellini. Ximenez esce per Vorlanghe. Ah, non abbiamo. Porca miseria, non abbiamo Jorni. No, questa non me la ricordavo che non avevamo Jorni. Porca miseria, infame. Allora, tu cambia con tu. Tu vai al centro con Thuram. Quindi Valeri, Thuram centrali. Cafu sulla destra, cortesemente. E Stromer, che non mi sembra uno che sa correre più di tanto. Lo andiamo a levare per Cecil.
che non mi cambia tantissimo la situazione, però gli diamo un momento di fiducia come la scorsa volta. Quindi Valeri e Thuram centrali, Cecil Cafu, Totti e Vorlangen, ok, Espimas lì no, ci rimettiamo Stojkovic. Ok, poi abbiamo Arri centrale, Babangida sulla sinistra e sulla destra ci andiamo a mettere, signori, Castello e Saspigne. Resistenza, velocità 17, accelerazione 17, ma sicuramente è meglio di Espimas. Velocità 17, accelerazione 16. E l'altro dove sta? Eximenes. Mamma mia, proviamo Castello, sì, diamo una volta tanto fiducia a Castello. Detto questo, scendiamo in campo. Con chi cazzo allora giochiamo? Contro il Bayern di Monaco. Perfetto, ottimo. Perfetto, signori. Perfetto, abbiamo un colosso in difesa. Abbiamo un colosso nella porta avversaria, ovvero un certo Oliver Kahn, che secondo me ci farà un attimino. Ci metterà un attimino i bastoni fra le ruote. Mamma mia, Cecil, che cazzo l'hai fatto? Thuram all'esordio. Valeri, subito, così. Riesce un attimino. Ivanov, mamma mia, ha cercato l'angolino il bastardo. Non so chi sia fatto. Effenberg. Effenberg ha cercato l'angolino. Non ci siamo, no, per fortuna, per nostra fortuna, non ci è riuscito. Babangida, va per vie centrali. Babangida, Stojkovic, Stojkovic, cercato Henry, Henry, Henry che vede la corsa di Castello. Che... Mamma mia. Ci poteva arrivare il ragazzo. Il ragazzo ci poteva arrivare. Ma non si è impegnato più di tanto. Attenzione, buona qui la palla. Attenzione, palla per Henry. Palla per Henry. Che si allarga sulla fascia. No, vede il movimento di Babangida. Ottimo Babangida. Che la crossa. Per Castello, che però è alto un metro. Anche lui un metro. Una tic-tac. Quindi non è riuscito. Totti, grande recupero di palla. Palla per Cafu. Cafu, 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 Cafu. Cafu che vede il movimento di Castello. Che arriva fino in fondo. La crossa al volo. Babangida però non riesce a staccare di testa. Attenzione, grandissimo l'intervento di Thuram. Lilian Thuram all'esordio. No, era Valeri, scusatemi. Ho detto una caga, grandissimo Valeri, che ora con Thuram al suo fianco, secondo me, acquista ancora più sicurezza. Stojkovic, 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 grande Stojkovic, grande Stojkovic. Bravissimo Stojkovic, fa qualcosa di intelligente. Palla per Totti, 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 Totti mio. No, 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 Thuram, 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 Thuram. Cazzo non lo fai, Thuram mio. No, vabbè, signori, buchi difensivi come se non esistesse un domani. Paolo Sergio porta in vantaggio il Bayern di Monaco. Mamma mia, che buchi difensivi che abbiamo avuto. Terribili, terribili. Peggio del peggior film horror. Mamma mia. Thuram proprio male, male, male. Ma anche Valeri ha sbagliato palesemente il movimento. Perché Valeri continua ad andare... Bravo Ivanov. Valeri continua ad andare sempre sull'esterno, invece di starsi bello largo. Cafu, 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 Cafu per Castello. Castello che torna titolare dopo non si sa quanto tempo. Castello che guadagna una rimessa laterale. Va bene, va bene. Castello per Stojkovic, 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 si accentra. Stojkovic, Stojkovic! Ci ha provato. Ci ha provato il croato? È croato Stojkovic, manco mi ricordo più. Ci ha provato, ma non è riuscito. Peccato perché... No, dai, ma non... Cafu si becca il giallo subito così. La partita è da recuperare. Cafu si è preso un cartellino giallo gratis. Ivanov, però c'è. C'è, c'è. Ivanov c'è. Ivanov c'è. Palla aperta su per... Thuram, Thuram all'esordio. Thuram all'esordio. Palla per Castello. Castello, Castello, Castello. Che va per vie centrali. La palla arriva a Stojkovic. Stojkovic. Stojkovic tiene fisicamente, Stojkovic grande, Stojkovic. No! Valeri con calma trova Totti, 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 l'apre per Cecil, Cecil, no, Cecil mio! Mannaggia a te, attenzione Valeri, va in chiusura Valeri. Bene, meno male, meno male, meno male che Thuram si è fatto rispettare. Babangida, Babangida, cerca Henry, 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 si è allargato Henry, si è allargato Henry, e se si allarga Henry, grande Henry, guadagna una punizione, è un po' inutile, la batte Castello, la batte Castello, parte il traversone al centro, stacco di testa che però non funge bene, non ha un bene, capisco come questi, non riesco, no dai, ma porca... Giallo per Cecil, si è sacrificato lui. Punizione ancora. Effenberg alla battuta al 29esimo. Il Bayern di Monaco vince 1-0. La Roma sotto. No, ma porca.
Ivanov, ok. Ci stanno un attimino pressando, questa cosa non è ottima. Però Turam, Turam per Cafu, Cafu per Castello che ha le praterie, Castello, Castello, però sa che in velocità lui non può, però vede il contromovimento di Cafu, grandissimo Cafu, 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 Cafu. Cafu, 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 ma dai, 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 no. Mannaggia. No, ma tu sei tutto scemo, tu sei tutto scemo, io ti... Prossimo giocatore da vendere, grandissimo Turam, dai, dai, mannaggia. Vai Castello. Dai, 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 grandissimo Valery che per via centrale recupera la palla, Stojkovic, 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 cerca Castello. Che però decide di non allargarsi troppo. Castello, Castello, Castello cerca l'accelerata di Cafu. La trova Cafu, la crossa. Attenzione, Babangida. Babangida si sposta. Attenzione a Cecil, che però perde il pallone. Mannaggia a te, Cecil. Mannaggia a te, Cecil. Dov'è il mio Jordi? Dov'è il mio Jordi? Mi manca Jordi, signori. Paolo Sergio è decisamente più veloce di Valery, che riesce a... Mamma mia. Ci siamo un attimino messi male nuovo. Cafu, 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 Cafu. Cercato Castello che cerca Vorlanden, che cerca Stojkovic, che cerca Henry, che cerca Babangida, che la stoppa. Babangida alla piazza, calcio d'angolo. Bella azione avvolgente della Roma. Attenzione, Castello, Castello, Castello per Totti. Totti che si gira, Totti che si gira. Stojkovic! Mamma mia, Stojkovic mio. Mamma mia, con quante cose che potevi fare, hai fatto la cagata più grossa del mondo, praticamente. Attenzione, ancora il Bayern di Monaco, il Bayern di Monaco, attenzione, mannaggia, 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 mannaggia. Ok, con una serie di passaggi molto brutti. Attenzione, però è partito Babangida, signori, 2 minuti di recupero, è partito il Bamba, è partito il Bamba, è partito il Bamba, fa fuori Babel, Bamba, 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 la può pareggiare, Babangida la pareggia lui nei minuti di recupero. Stai così. Dai così, buono signori, buono, 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 buono. La pareggiamo prima della fine del primo tempo. Ha trovato l'angolino sul palo, mamma mia, meno male che era leggerissimamente palo interno. Se fosse stato un pochino più in là, ok, fine del primo tempo. 1-1 signori. Siamo vivi, siamo vivi. Questa cosa è la cosa importante. Io al solito, signori, sono il solito pirla che, vista la situazione, cambia Babangida con Castello. Sì, decisamente sì, decisamente sì. E andiamo così, e andiamo così. Si va, secondo tempo che parte, sì, secondo tempo che parte. Il solito Babangida ci toglie le castagne dal fuoco. Nonostante un primo tempo in cui abbiamo cercato un attimino di far più gioco di squadra, è riuscito il gioco di squadra. Cafu, 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 Cafu
Ma porca, va bene, via, via, via sta palla. Attenzione, palla che però arriva a Castello. No, la perdiamo subito. Vai Castello che recupera la palla. Palla per Totti, 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 Totti. No, 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 niente. Devono segnarci per forza, signore. Ok, con calma, facciamo ordine. Vorlanghen, Vorlanghen per Cafu. Che si allarga, Cafu, Cafu, Cafu. Vede Babangida, praterie per il Bamba, signori. Praterie per il Bamba che se ne va. Praterie per il Bamba che fa fuori l'Inca. Praterie per il Bamba che poi cerca. No! Mamma mia, ho tirato subito, Harry mio, che cosa ti sei mangiato, Harry mio, che cazzola ti sei mangiato, Harry mio, buono l'intervento qui di Totti che recupera il pallone, palla per Castello che si accentra, Castello, 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 cercato, Stojkovic, annaggia, no, era Henry che poi ha cercato Stojkovic, occhio che sta palla arriva, grandissimo il recupero di Cafu, che però lo sapevo io che perdevo sto pallone, lo sapevo, me lo sentivo, me lo sentivo. Forlangen, pallone molto indietro. Dai, passala, zio. No. Attenzione, il Bayern di Monaco fa questi cambi di campo, ma noi nel centro della difesa abbiamo un certo Thuram, Stojkovic la mette giù e cerca il Bamba. Il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba che cerca. No, era un 1-2 bellissimo. Era un 1-2 bellissimo. Se partiva bene. Oh, ok, via, 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 via. Vorlanden, Vorlanden per Babangida che è nuovamente alle praterie, signori. Babangida è ripartito. Babangida è ripartito. Babangida è ripartito. Gli lasciano le praterie a Babangida. Babangida, 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 Babangida. Arri! L'asse Babangida Arri funziona, signori. L'asse Babangida Arri funziona. Bayern di Monaco è ribaltato.
Bravissimo Henry, stoccata vincente e 2-1 della Roma sul Bayern. 2-1 della Roma sul Bayern, dai signori, crediamoci, crediamoci. Non facciamo dei vuoti difensivi. No, bravissimo, non so chi sia stato Setturam, ma ormai sono tutti e due neri lì davanti, quindi lì al centro, quindi non riesco più a distinguerli. Attenzione, attenzione a Castello, attenzione a Castello che cerca Harry, Harry. Mannaggia. Turam per Valeri che di petto la gira per Vorlanden. Vorlanden che cerca il Bamba. Bamba per Stojkovic. Che cerca Ri. Stojkovic. Mamma mia, bella l'azione però. Bella l'azione. Calcio d'angolo. Stojkovic ha trovato Ri che si è creato lo spazio. Sono che non ci ha creduto. Castello per Totti che riesce a girarsi. Totti. Stojkovic la stoppa. Cerca l'angolino. Ma porca miseria infame. Attenzione, calcio rinvio. Bellissimo il recupero di palla di Vorlanghen. Comunque si sta sempre più meritando il posto titolare. Nel senso, Davids sarà Davids. Però Vorlanghen, signori, sarà tanta roba. Mamma mia, cosa abbiamo rischiato. E rischiamo ancora. Rischiamo ancora. Il Bayern ci crede. Il Bayern ci crede. Mamma mia. L'ho passata io indietro praticamente. Fuori Lisa Razù. Dentro Trenner. Aia, usciamo, cazzarola, usciamo. Niente, assedio del Bayern, signori, assedio del Bayern. Assedio del Bayern. E il pallone è spazzato via. Ok, siamo riusciti ad uscire. Harry, palma per Stojkovic. Madonna mia, Stojkovic mio. Buono l'intervento di testa di Valeri. Pallone per Totti per Vorlanghen per Stojkovic. Che è partito Stojkovic. No, dai, Stojkovic mio, mannaggia. Buono il primo intervento. Buono anche. No, non buono il secondo. Grandissimo, Thuram al recupero. No! Valeri costretto a uscire. 2-2 del Bayern. Dal 35esimo, troppo assedio praticamente. Abbiamo sbagliato completamente l'uscita, signori. Però ripartiamo col Bamba. Attenzione. Mannaggia. E levagli sto pallone, porca miseria. No, vabbè, dai, signori, ma di che cazzo la stiamo parlando? Mamma mia, ma di che cazzo la stiamo parlando? Sta a fare tutto da solo, praticamente. Ma stiamo scherzando. Cioè, 8.000 giocatori in difesa e nessuno che riusciva. In contrasto e nessuno che riusciva a levare il pallone. Attenzione, il Bamba è partito ancora. Gli hanno lasciato le praterie. Ancora un ennesimo errore del Bayern che lascia le praterie. Esalta. Bamba non è riuscito a correre bene. A correre bene. Attenzione, però. Ancora il Bayern di Monaco. Stoppato. Stojkovic. Cercato subito Babangida, servono i 3 punti, signori, servono i 3 punti. Babangida si accentra, Babangida. Ci ha provato lui per la gloria. Attenzione, vediamo se nei minuti di recupero il Bamba si crea nuovamente lo spazio. Vediamo se come nel primo tempo. Babangida! No, vabbè. Finisce qui, signori, 2-2 con il Bayern di Monaco. Ci abbiamo provato in tutti i modi. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non siamo riusciti a sfondare. Mannaggia, perché il gol subito. Porca miseria. 12 tiri contro 11 loro. È una bella partita combattuta, però un 2-2 che non dà una soddisfazione che ci aspettavamo. Però assist di Cecil per Babangida e assist di Babangida per Henry. Peccato, perché abbiamo preso il secondo gol, il pareggio in maniera molto stupida, però le partite sono così, signori. Certe volte vinci 4-0, certe volte pareggi praticamente, l'avevo ribaltata però. 5 punticini, ripartiamo dal nulla cosmico, però va bene. Noi crediamo, siamo primi a 18 punti, a pari punti con Inter e Buenos Aires. Comunque il Bayern di Monaco era quarto, signori, non vorrei dire, il Bayern di Monaco era quarto. Siamo primi, tanta roba, 25 gol fatti, 15 subiti, 5 vittorie, 3 pareggi 3, e 2 sconfitte. In tutto questo siamo la squadra con più cartellini rossi, ne abbiamo 4, e media di cartellini gialli siamo nella media. Detto questo, signori, io vi ringrazio per tutto questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo sempre qui domani per un nuovo appuntamento. Bella raga! Ciao!